Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi vorrei dare avvio a una sezione nuova del mio canale, ossia una sezione, una playlist in cui io vi farò la recensione di libri solo ed esclusivamente dedicati ai tarocchi, all'esoterismo e alla divinazione. Questo perché molto spesso mi vengono inviate delle mail in cui mi chiedono dei consigli di lettura. Quindi, siccome io libri del genere ne ho tanti e comunque ne ho letto tanti, ho pensato di farvi uno per uno la recensione di tutti i libri che io ho letto, su questo argomento, appunto. Quindi oggi do avvio appunto a questa nuova sezione del mio canale in cui troverete le recensioni di libri dedicati a questa materia. Quindi queste recensioni non le metterò nella playlist dove io faccio recensioni di romanzi o comunque di libri che leggo di altri generi, ma solo quelli dedicati appunto all'esoterismo. Se volete invece una panoramica generale, c'è già un video sul mio canale in cui io vi mostravo tutti i libri che possono essere consigliati da leggere, dedicati appunto alla divinazione, ai tarocchi. Vi lascio questo video nelle schede. Però lì non c'è una recensione di tutti i libri, ma c'è una recensione molto molto vaga e generale, in cui ve li mostro tutti. Qui invece faremo proprio una recensione dettagliata e specifica per ogni libro che io ho letto sull'argomento. Il primo libro da cui voglio partire è questo, Il grande libro dei tarocchi. Parto da questo perché secondo me è uno di quei libri adatti anche se siete principianti. Questo perché? Perché in questo libro viene spiegata una tipologia di lettura che secondo me può essere semplice o comunque semplificata per chi non è proprio esperto e chi comunque è alle prime armi. Il libro ovviamente si presenta molto bene perché è molto schematico e molto chiaro. C'è un'introduzione in cui vi fanno proprio vedere come gestire la lettura se siete dei principianti, poi c'è anche un po' di storia dei tarocchi, quindi va benissimo, e poi per ogni carta c'è ovviamente la figura, c'è il significato generale, il significato che riguarda il settore lavorativo, quello che riguarda il settore della coscienza, quindi una lettura un pochino più introspettiva, quindi se qualcuno vi chiede qualcosa che non riguarda lavoro, amore, ma qualcosa che magari riguarda se stesso, quindi potete andare a vedere questo significato e poi quella delle relazioni personali, quindi amore, amicizia, eccetera. Ma la parte interessante è questa, perché da questa parte qui del libro ci sono le varie posizioni, quindi voi seguite la lettura che c'è nel libro e in base a dove la carta viene posizionata nella lettura, quindi se è in posizione 2, se è in posizione 3, se è in posizione 4, eccetera, voi date il significato che trovate qui e poi riuscirete ovviamente a fare con più facilità una lettura generale. Quindi se voi seguite il metodo che c'è in questo libro e in questo caso mi sto riferendo a questo che è in prima pagina, quindi è il metodo proprio dei principianti, voi seguite le varie posizioni e date il relativo significato, ovviamente a seconda del fatto che sia un consulto sull'amore o sul lavoro, perché ovviamente in quel caso dovete cambiare un po'. Se è in posizione 1, andate a vedere invece il significato in questa pagina. Quindi io per questo motivo questo libro lo trovo molto utile per allenarvi se siete dei principianti. E in fondo ci sono sette metodi di lettura differenti, quindi trovate la croce, il classico metodo della croce, che è un metodo molto semplice, molto veloce e molto classico, la macchia cieca, che è questo in quattro parti, poi c'è il gioco dei partner, che sono sei carte messe in questo modo. Poi, insomma, adesso non ve li faccio magari vedere proprio tutti per questioni anche di copyright, perché non so se posso farvi vedere l'interno del libro, però ci sono sette giochi che comunque sono utili. Quindi io assolutamente questo ve lo consiglio se siete principianti. Bene ragazzi, fatemi sapere nei commenti se lo avete letto, se lo conoscete. Io vi invito ad iscrivervi al canale, vi mando un bacio enorme e vi do appuntamento alla prossima.